As we are coming more close to the end of the retreat, at least for the majority, some are staying longer, I need to speak about something that is somewhat related to daily life. Ci stiamo avvicinando alla fine del ritiro, perlomeno per la maggioranza di voi, e è il momento di parlare di qualcosa che è legato alla vita quotidiana. And would like to quote Dipama. Vorrei citare Dipama. She here said regarding the retreat and then the daily life. The great changes happened during intensive training. Parla della transizione dai ritiri alla vita quotidiana e dice che i più grandi cambiamenti avvengono durante i ritiri intensivi. And then I cultivated them in my daily life. They became deeper and deeper that way. E poi coltivo i cambiamenti nella mia vita quotidiana. Così facendo diventano sempre più profondi. So, question often arises, how can I cultivate that in the daily life? Molto spesso sorge la domanda di come coltivarle nella vita quotidiana. It's also the question, how can I take mindfulness and calm that I got here in the retreat to my daily life. O un'altra domanda è come posso portare nella mia vita quotidiana la calma e la consapevolezza che ho raggiunto qui nel ritiro. The answer would be you can't take it. La risposta è non lo potete portare. You can't take it with you. Must say that after my first retreat, I was a beginner. That is the answer to another question. I practiced in Asia for 3 months as a beginner. Non potete portarlo con voi. E devo confidarvi che stavo praticando in Asia per 3 mesi. Ero agli inizi, ero un dilettante. And only in the last days I could cultivate calm. E solo negli ultimi giorni sono riuscito a raggiungere la calma. And quite strong mindfulness. E anche una consapevolezza piuttosto forte. And then I thought, how can I take it with me? And I really got worried that I would lose it on the way back. E ho iniziato a chiedermi come l'avrei potuta portare con me, davvero ho iniziato a preoccuparmi che l'avrei potuta perdere nel mio ritorno alla vita quotidiana. And even thought, oh, at least I have a non-stop flight. I won't lose it while changing planes. E ho anche pensato, beh, perlomeno ho un volo diretto, quindi non perderò queste qualità durante il cambio dei voli. But this is clinging. And as we know, clinging can be a source of suffering. Ma qui abbiamo a che fare con l'attaccamento e come sappiamo l'attaccamento porta alla sofferenza. So rather let us talk about how can I cultivate such qualities also when I'm in this other environment. Quindi è meglio osservarlo dal punto di vista di come posso coltivare certe qualità anche in un ambiente differente. So, first is, please do not mix mindfulness with calmness. It's not the same. Come prima cosa vorrei chiedervi di non confondere la consapevolezza con la calma. Non sono la stessa cosa. There can be also mindfulness of less calm, of an agitated state or of whatever. Ci può anche essere consapevolezza di stati meno calmi e agitati. So calmness also arises because of certain conditions. For example, noble silence. For example, it is
quite calm around here. La calma appare anche attraverso determinate circostanze, come ad esempio il nobile silenzio o questo posto che è piuttosto calmo. We do things very slowly here that we won't do at home, probably. Facciamo le cose molto lentamente qui e probabilmente non faremo lo stesso a casa. Yeah, but mindfulness can be there in, also in with whatever, actually. Also doing things quickly, one can be present while doing it without being leaning into the future. Ma la consapevolezza può esserci anche quando si fanno le cose più velocemente o in qualsiasi circostanza. L'importante è esserci senza proiettarsi nel futuro. However, I'm not talking about mindfulness in daily life today, because sometimes we are too narrow on just cultivating mindfulness. Comunque coltivare la consapevolezza nella vita quotidiana non è il soggetto del discorso di oggi, perché a volte ci focalizziamo troppo, quasi restringendo la visione solo alla consapevolezza. And of course mindfulness can be, as I said, a forerunning quality with that others can arise, other wholesome qualities. E sicuramente la consapevolezza rappresenta una qualità che permette a molte altre qualità salutari di sorgere. So, actually, what one can observe is that people have also in their, say, spiritual life certain cycles. Ciò che possiamo osservare è che la gente ha anche nella propria vita spirituale determinati cicli. And these cycles can be short ones, can be long ones, like cycle of going, like here, into an intensive practice retreat. Some go for a week or for 10 days, some go for 6 months. So it's some go for years. E i cicli possono essere più o meno lunghi, come qui ad esempio qualcuno si mette in un ritiro intensivo per una settimana, 10 giorni, altri per mesi, altri anche per anni. But sooner or later this desire or even need arises to also put these things into practice of more, let's say, less of a life that is less constructed like a retreat. Ma prima o poi sorge anche il desiderio e il bisogno di portare questi insegnamenti in una vita che è meno strutturata, so diversa da quella del ritiro. To also manifest in action those qualities. Proprio per manifestare attraverso l'azione queste qualità. Yeah, and I said, and so this can, like Dipama said, she has had her insights, in deep insights in her practice, but then tried to manifest them in the daily life. And then with this they deepened. E proprio come anche Dipama ha condiviso, ha raggiunto degli insight molto chiari durante la pratica, ma poi li ha messi in pratica nella vita quotidiana e grazie a questo si sono approfonditi. So, in some talk before I already mentioned this, that whatever we do, we anyway practice, we can practice calmness, we can practice restlessness, we can practice generosity, we can practice miserliness. Whatever we do, we practice it because we strengthen this quality.
E quindi nella vita quotidiana, come ho già detto, pratichiamo queste qualità, pratichiamo la generosità, pratichiamo la consapevolezza, pratichiamo la saggezza, perché continuando a praticarle le rafforziamo. There is a beautiful set of wholesome qualities that we find in the, not in the very old texts, but in the old texts. C'è una lista di bellissime qualità salutari che troviamo non nei testi molto molto antichi, ma in quelli antichi. So, actually these qualities we find in the, also in the teaching, in the teachings of the Buddha, but as a list we find it maybe 100 years later. Troviamo queste qualità anche negli insegnamenti del Buddha, ma messi sotto forma di lista li troviamo un centinaio di anni più tardi. And they are called the so-called paramis, or in Sanskrit paramita. E vengono chiamate paramis, o in sanscrito paramita. Now you have your Sanskrit term. Okay. So, and parami means something like perfection or completeness. E parami significa perfezione, completezza. There is this English term of paramount, which somehow seems to be related. C'è questo termine inglese paramount che sembra essere collegato. That means something like highest or so. Che significa qualcosa di elevato. Now, perfection. I'm not talking about perfection in a very tight sense here. Ed ora osserviamo questa traduzione, perfezione. Non mi riferisco al termine perfezione in un modo stretto. But where does it come from? It comes from this idea that the Buddha lived for many lifetimes, in many existences, and in all these existences strengthened the so-called paramis, these wholesome qualities that made it possible that he would have those seeds of good qualities strong enough to awaken in his last lifetime. Ma vediamo qual è l'origine di questo parami. Si riferisce alla vita del Buddha, che ha vissuto diverse vite in diverse epoche, e in ogni sua esperienza di vita ha potuto fare esperienza di queste qualità e rafforzarle, fino ad arrivare al punto in cui queste esperienze l'hanno portato alla liberazione nella sua ultima vita. So this term parami in Buddhist countries is very common. When I was first in Sri Lanka and started meditating there with 24 years of age, people said, "Ah, wow, you have good paramis that you start already with 24." Quindi nei paesi buddisti questa parola parami è piuttosto utilizzata. Ricordo, avevo 24 anni quando ho iniziato la mia pratica di meditazione, e la gente soleva dirmi: "Ah, hai dei buoni parami ad iniziare a meditare così giovane." But it's not about what we have. We can just, I don't know, have an idea. But it's about what we can do, how we can work on them, strengthen them. It's a beautiful undertaking to have this in view. To work continuously on those so-called perfections, which are not perfect yet. Ma il punto non è tanto cosa abbiamo, ma cosa possiamo fare per poter coltivare e portare nella nostra vita in modo sempre più profondo queste qualità, quindi avere questa infusione, questa visione verso la perfezione. Or, for example, I know a Buddhist monk, an European Buddhist monk who practiced in Burma for a long time,
And he once told me, well, it seems that his practice is at some level where it doesn't go farther. I think I have to do less meditation, but do some more work, in a sense, in the sense of strengthening the paramis. And with that, after some time, to again go more into meditation. E c'è questo monaco buddista europeo che stava praticando in Birman e dopo un periodo di meditazione ha visto che la sua meditazione non stava andando molto oltre, quindi ha pensato che forse era il momento di andare più nell'azione per poter rafforzare questi parami, di modo che poi, tornando alla meditazione, questa sarebbe andata più nel profondo. So I should list them shortly, and then I don't go deep into them, but I have a few words about them. Quindi adesso li osserviamo velocemente, farò una lista di questi e poi velocemente spenderò qualche parola per ognuno. So the first mentioned is the so-called Dana Parami or generosity. Il primo viene chiamato Dana o generosità. And then Sila, and that's virtue. Poi c'è Sila, virtù. And then we have Nekama, and that is renunciation. E poi c'è Nekama, che può essere tradotto come rinuncia. And then we have Panya, I think is the next. And that's wisdom. Il prossimo è Panya, saggezza. And then we have already the Virya Parami, and that's energy. Poi abbiamo Virya, che è l'energia. And oh, and it's so nice that they somehow come in pairs. So often one balances the other. For example, the energy, and then the next can balance the too much effort, too much energy. Kanti, patience. Ed è interessante notare che appaiono accoppiati, di modo che uno dia equilibrio all'altro. Ad esempio abbiamo l'energia e poi la pazienza. Yeah. And then we have Satcha, and that's truthfulness. Poi abbiamo Satcha, la verità. And then we have Adittana, and that means resolve. Poi Adittana, che è la risoluzione. And there is Metta, loving kindness. E poi Metta, amore, benevolenza. And there is Upekkha, and that's equanimity. E poi Upekkha, che è l'equanimità. I think all of these 10 can be useful and are very useful in the daily life to develop and work with them. E credo che ognuno di questi 10 sia molto utile nella vita quotidiana per sviluppare uno stato sano. There is some cards, just one set and it's already gone with the 10 at the office with the 10 paramis, so you can draw a card and then see maybe today I work with patience. In reception ci sono dei mazzi di carte con questi 10 parami da cui se ne può estrarre uno magari ogni giorno e dire oggi lavoro con questo. But maybe better, life anyway asks you for some of them. So we don't need to draw cards, but maybe you're in a situation that is difficult, really difficult. That can make you reflect, rather than feeling the victim of the situation. What of these paramis could be useful here to develop, or does this situation even ask for to bring in to? Ma ancor meglio dell'estrarre una carta e osservare come la vita ci mette
ci richieda di utilizzare una di queste qualità. Magari in situazioni non facili possiamo vedere come attraverso queste qualità possiamo migliorarla. It's a short, yeah. È il senso della frase. So there is a term that I really like. I just read this term in Tibetan Buddhist books. C'è una parola che mi piace davvero tanto e l'ho appena letta in un libro di buddismo tibetano. It's called post-meditation practice. È chiamata pratica post-meditativa. And it often deals with difficult situations. E solitamente ha a che fare con le situazioni difficili. And the important thing is with which attitude can we face also difficult situations. La cosa importante è l'attitudine con la quale affrontiamo anche le situazioni difficili. Do we feel as a victim or can we see some meaning or sense in them? Ci rapportiamo come vittime o possiamo vedere in queste situazioni anche un significato? Un senso. Of course it doesn't mean that not sometimes we also, if we can, change certain situations, but sometimes this is also not possible. Questo non significa che le situazioni non possano essere cambiate, ma anche questo punto di vista è possibile. So I had this quote of the post-meditation. Dilgo Khyentse Rinpoche, for example, he writes about post-meditation practice. To continue the practice into daily life, it is also necessary to make use of the adverse circumstances that one is bound to meet as fuel for spiritual practice. It's in English? Okay, yeah. Fine. Okay. Per continuare la pratica nella vita quotidiana è necessario anche fare uso delle circostanze avverse a cui veniamo incontro e utilizzarle come carburante per la pratica spirituale. Mm-hmm. Questa è una citazione appunto sulla meditazione, sulle pratiche post-meditative. Anyway, I wish everyone not to have only adverse conditions when we go. Comunque, auguro a ognuno di non incontrare solo condizioni avverse. And we actually do not need adverse conditions to practice some of these paramis. We can do all the time. Perché effettivamente non abbiamo bisogno di fronteggiare situazioni difficili per praticare, ma possiamo farlo in qualsiasi momento. We also may feel drawn to one or another at times more and to some others less. E a volte possiamo essere chiamati da una o dall'altra, a volte più e a volte meno. Mm-hmm. Or we may know, well, this one still needs some development. Let me have an eye on it. O a volte possiamo sentire che alcune qualità ancora hanno bisogno di essere sviluppate e quindi ci concentriamo su quelle. We cannot concentrate on 10 all the time. Non possiamo concentrarci su tutte 10 tutto il tempo. Or every day another. O ogni giorno una. So the first three are also connected in that sense with the practice as a kind of preparation for the mind and heart for practice. But we always still can work on that preparation.
Le prime tre possono essere collegate un po' alla preparazione della mente e del cuore alla pratica, ma comunque poi possiamo continuare a lavorarle anche dopo. Sono generosità, virtù e rinuncia. Like the generosity and the virtue of, or, of sharing with others. Come la generosità e la virtù di condividere con gli altri. And also to see that there can also be a sense of satisfaction and gladness in helping others, in giving, and not only in getting something. Ed inoltre si può osservare che dà un senso di soddisfazione aiutare gli altri e dare e non sempre cercare di ottenere qualcosa. And it is also a way of working with the ego or letting go bit and bit of certain egocentric thoughts and habits. È anche un modo per lavorare con l'ego e lasciare andare pensieri ed abitudini egoistiche. And it doesn't have to be big things. There are so many occasions where generosity can be practiced. E non c'è bisogno che siano grandi atti, ci sono così tante occasioni in cui la generosità può essere praticata. Actually, the whole order of the Buddha is living since thousands of years now from the generosity of others, and so it can continue. E possiamo notare che tutto l'ordine buddista da migliaia di anni sta vivendo grazie alla generosità degli altri ed è grazie a questo che può continuare. So it can be giving of material things to people in need or people one would like to help to sustain. Quindi può essere un dare aiuto materiale alle persone che ne hanno bisogno, aiutare nel sostentamento. Or it can be to share skill. Here, for example, often people come and in other centers and give their skill just as an act of generosity to do some work that such a place can continue. Può essere anche un condividere delle capacità, come ad esempio qui e in altri centri, e la gente viene e mette a disposizione le proprie capacità. Or to give time just to listen to someone or whatever. O dare, offrire del tempo semplicemente per ascoltare qualcuno. And of course it may need to be also balanced with a certain wisdom. But it can in general leave a good feeling of also helping others. E ovviamente bisogna sempre aggiungere la saggezza a questo, ma comunque lascia una buona sensazione l'aiutare gli altri. Yeah. And then the second is sila virtue. And that's a very vast area. That's too much for this evening. Il secondo è sila, la virtù, ed è una un'area talmente vasta che è un po' troppo per questa sera. We are reciting 5 or 8 precepts, training rules. That's our sila during this retreat. Ogni giorno recitiamo 5 o 8 precetti che sono le nostre regole e questo è il nostro sila per il tempo del ritiro. But going home we will eat probably in the afternoon and we will have sexual relations, maybe have a partner. And so can change these 8 or 5 sila slightly.
Ma poi una volta a casa può darsi che ci ritroviamo a mangiare anche nel pomeriggio e la sera o avere relazioni sessuali, magari siamo in una relazione di coppia e quindi questo cambia un po' il nostro sila. But it's about integrity and it's about also a sense of not harming through our actions ourselves and others. Ma il concetto riguarda l'integrità, il non danneggiare attraverso le nostre azioni e pensieri noi stessi o gli altri. E Probably Heidi has spoken about it yesterday anyway. probabilmente Heidi ne ha parlato ieri. There is, however, a word in Czech. I don't speak Czech, but this word somebody told me. And it's sila. C'è una parola in ceco, io non parlo ceco, ma qualcuno mi ha detto, ed è sila. And sila, translated from Czech, means strength. Sila in ceco significa forza. And I like that because it is indeed, if one is able to live a life of integrity and some virtue, that can give confidence and it can give a certain inner strength. E mi piace questo perché se una persona riesce a vivere una vita di integrità, di integrità, questo dà una certa confidenza, fiducia in se stesso e questo porta a sentirsi forte. And it's also called the Mahadana, the big, the great generosity. Viene anche chiamato Mahadana, la grande generosità. Because we give to others this sense of security, at least from ourselves. It's not something that everyone does in the world, otherwise it would be a different world. Perché dando, diamo anche agli altri questo senso di sicurezza, perlomeno nel nostro piccolo, perché se questo si potesse applicare a tutto il mondo, vivremmo in un mondo diverso. I mean, we need also to be very humble and looking at these so-called perfections. It could be that we rather feel small and unable. C'è bisogno di essere anche molto umili nell'osservare questa perfezione. Può darsi che ci sentiamo piccoli e incapaci. And I think this is by this almost last or second last parami of kindness is so important and it creates just the atmosphere to be able to grow and to let and not to restrict oneself or stay in negativity of how bad and small we are. E per questo credo sia molto importante il penultimo di questi parami, metta, la benevolenza, perché questo ci permette di crescere piuttosto che rimpicciolirci pensando a quanto sbagliati siamo. And actually, there is also a differentiation of paramis in the sense of how strong they are developed. They can be weakly developed, they can be medium developed, they can be very strong developed. Well, it doesn't matter, however it is, how it is, there we are. E c'è anche una di differenziazione di qua riguardante quanto un parami è sviluppato. Potrebbe essere leggermente sviluppato, sviluppato in modo medio o altamente sviluppato, ma questo non importa. L'importante è come noi siamo. One may read certain stories of the Buddha of his former lives where he would do things that I at least could never imagine to do. I don't have this
extreme egolessness and this extreme generosity. Si potrebbero leggere le storie del Buddha e delle vite precedenti e non riuscire ad immaginare come noi stessi potremmo essere così generosi o così tanto privi di ego. But some little things is already something. Ma piccole cose sono già qualcosa. For example, nekama, the third one, renunciation, or we could also call it more freely simplicity. Ad esempio, il terzo parami, nekama, che viene tradotto come rinuncia, ma possiamo anche tradurlo come semplicità. And that's one of those where people say, ah, I don't like that. E questo è uno di quelli che di solito non piace alla gente. And one thinks, not of little things, but of something big. Oh, I have to renounce everything, I have to give up my car and just walk and and or maybe even I have to shave my hair and be a monk or nun or whatever. Perché invece che osservare le piccole cose già ci si proietta sui grandi cambiamenti, tipo adesso devo rinunciare alla mia auto e andare muovermi semplicemente camminando, oppure devo rasarmi i capelli e farmi monaco. And with such thoughts you kill the whole thing. E attraverso questo tipo di pensieri viene distrutto tutto. Mm-hmm. We put the expectation very high and then say, oh, I never can do that. So I just leave it. I renounce renunciation. Mettiamo l'aspettativa talmente in alto che alla fine la lasciamo andare. Io rinuncio al parami della rinuncia. No, at least something. Okay. So, but there can be maybe little things. Quindi potrebbero essere delle piccole cose. For example, I often meet people at the end of retreat and they say, oh, now I also have to put a daily meditation practice into my daily schedule and it's already quite full, but yeah, I want also to do that and press it into this schedule. Ad esempio, alla fine dei retreat, solitamente le persone mi dicono: ah, adesso devo trovare anche uno spazio nella mia giornata in cui mettere la pratica meditativa. È già talmente piena, eppure devo trovare un posto dove incastrare questa pratica. So we put in even more: we have the yoga practice, we have the sitting practice, we have I don't know, walking in the fresh air practice, and all this has to fit in. E quindi dobbiamo far stare tutto insieme la pratica di yoga, la pratica del camminare all'aria aperta e fresca, la pratica di sedersi e meditare, tutto deve incastrarsi. Mm. So then I rather suggest, can you leave something out? Can you take something out of this schedule? E quindi io consiglio, puoi forse togliere qualcosa da questa lista di cose che hai da fare? Is there something that actually is not so necessary? C'è forse qualcosa che non è così necessario? I don't believe that we don't think that we don't find anything. Non credo che non si possa trovare qualcosa. So, for example, I would know what I could, if I should. Ad esempio, io saprei cosa potrei togliere se dovessi. I would know quite a lot. Maybe before going to sleep, not to go into internet anymore. Ne ho parecchie, ad esempio, magari prima di andare a dormire non attaccarmi a internet. There was enough time during the day anyway. So, or this or that, that we can find, oh, well, this is a small thing that if we leave it, it may even create somehow
some more space for something else. Quindi ci sono parecchie cose e osservare, ci sono delle cose che magari se le lasciamo andare possono creare spazio per qualcos'altro. Some of you, quite a number of you did Nekama these 8 days. E qualcuno di voi ha fatto Nekama, rinuncia in questi 8 giorni? You, some of you renounced the spuntino. Qualcuno di voi ha rinunciato allo spuntino. Yeah, your afternoon meal. So that's also a small kind of renouncing, and maybe it you think it has no effect. Questa è già un tipo di rinuncia. Magari voi pensate che non abbia nessun effetto. Maybe the effect is that there is. We have an empty stomach and it's easier to meditate. Could be. Ma magari l'effetto potrebbe essere che a stomaco vuoto è più facile meditare. Maybe, questo può essere. Maybe not even this, but it at least has the effect that you trained yourself in consciously renouncing something that you wouldn't need to, because you could also go and eat. E magari non è neanche questo l'effetto, però un effetto è che hai allenato te stesso a rinunciare a qualcosa che avresti potuto fare, and ma that, non hai fatto. That can be helpful also in certain compulsive moments where one tends to compulsively grasp some chocolate or something, but actually thinks that it's not really necessary. E questo può essere molto utile anche nei momenti compulsivi, in cui compulsivamente magari si prende un cioccolato o qualcosa per compensare, ma questo in realtà non è così necessario. No, that may not mean never, but oh, maybe sometimes. Oh, now I exercise Nekama. E quindi magari ogni tanto dirsi adesso pratico Nekama. So, I thought I could have a chocolate today. No, but tomorrow maybe yes. But it's just also to know this is also a possibility to let go of the impulse. E quindi dirsi, ah, magari oggi non mi concedo un cioccolatino e magari domani sì. Però questo è già un modo per distaccarsi dall'impulso. You know what Nekama is also preparing for? For letting go easier in the meditation practice, the chewing on your thoughts. Nekama prepara anche per essere in grado di lasciare andare in modo più facilmente il continuare a ruminare sui propri pensieri. Yeah. And it's not only ruminare, but it's really to chew them. To non è solo ruminare, ma è proprio masticare yeah. I pensieri. I speak especially about those thoughts that are sweet and pleasant, and people are not so much willing to let go of these pleasant thoughts for boring rising and falling. E mi riferisco soprattutto proprio a quei pensieri piacevoli, dolci, ai quali la gente solitamente non vuole rinunciare per tornare a concentrarsi solo sul sollevarsi e abbassarsi. There is some text I didn't find it now in the Dhammapada where it says something like to let go some kind of happiness and gratification, but for gaining a more subtle one, and actually a kind of higher or more subtle one. E nei testi viene citato appunto il lasciare andare qualche soddisfazione per guadagnarne di più sottili. So to let go of something, or to not take it up, or to renounce, maybe just chewing on certain thoughts. It's not so that we suffer more, but because this can help to discover more subtle ways of
happiness and peace. Quindi lasciare andare a qualcosa, il non continuare a masticare determinati pensieri, non è per, non porta in realtà a soffrire, ma ci porta a scoprire qualcosa in più che porta alla pace. Mm. Or when you're coming home, maybe now we have practiced this letting go, and then you may find, oh, there are a lot of things in my cupboard that I could let go, and then do it with the energy that you have when you come home, because we cannot just get more things, and then there is less space, and how does this feel like? It's not good for an open and concentrated and open mind. E magari adesso che torniamo a casa, dopo tutta questa pratica del lasciare andare, possiamo trovare che nei nostri armadi abbiamo tante cose alle quali possiamo rinunciare e lasciare andare, perché non è buono continuare a riempire e riempire senza poi lasciare spazio, si ha sempre meno spazio, e questo non è utile per coltivare il cuore e la mente. So, Deepa Marvin, she was from... practiced in Burma and she lived in India. She came to America and was invited to teach there in the 90s or 80s. Dipama ha praticato in Burma e poi in India e poi è andata in America negli anni 80 ed è stata invitata ad insegnare. And when she was there and she was invited to the home of some disciples. E quando era lì veniva invitata a casa dei discepoli. So she observed she was the first time in the West. Per lei era la prima volta in Occidente. Here it's that's just one quote. Why so many things? e questa è una delle sue citazioni di quello che ha osservato. Perché così tante cose? Why so many pairs of shoes? Perché così tanti paia di scarpe? Why 10 boxes of tea? Perché 10 pacchetti di tè? Why? The accumulation of things only increases the want. L'accumulazione delle cose non fa altro che aumentare la voglia di averne. You will not find any pleasure in plenty. Non troveremo nessun piacere nel troppo. So enough of renunciation. Quindi abbiamo detto abbastanza riguardo alla rinuncia. So remember, it can be little things. Ricordate, possono essere piccole cose. Panya the wisdom. Well, I think this is mainly a quality that can be nicely developed in the intensive meditation practice. Pagna, la saggezza, credo che sia una delle qualità che può venire veramente sviluppata durante questi ritiri intensivi di pratica meditativa. But also, of course, life often presents us something where, and that's easier if we have already developed certain insights into universal characteristics of things and life, makes it easier for us to make sense of those happenings in life. Ma la vita ci mette sempre di fronte a qualcosa e chiaramente se abbiamo raggiunto degli insight sulle caratteristiche dell'universalità, possiamo mettere in pratica ed accrescere questa saggezza facendo fronte alle situazioni della vita. So there is also some kind of earthy daily life wisdom. Quindi c'è anche una saggezza che viene proprio dalla vita quotidiana terrena. But because there was the question, what is the effect of insight in short and long term? Ma mi riferisco a una domanda che ho ricevuto, che è qual è l'effetto dell'insight nel tempo corto e a lungo tempo. And I would like to include it here.
in the short time, well, it clarifies, it makes the mind clear, and in the short time, but also means that wisdom is something that we do not own, that we cannot grasp. It's like calmness and awareness, that it can be there, but it can also shrink. Quindi, per rispondere a questa domanda, nel breve tempo ci dà una certa calma e saggezza, e allo stesso tempo possiamo vedere come questa saggezza è lì, ma non la possiamo non possiamo aggrapparci ad essa. Yeah, it can also shrink away. Perché come arriva può anche restringersi e andarsene. Yeah, so it is something to be cultivated. Quindi è qualcosa che va coltivato nel and tempo. And it is especially also mindfulness and clear comprehending of things that are a source of wisdom. E sono soprattutto la consapevolezza e una chiarezza sulle cose che porta alla saggezza. But it of course also it has an effect that I would call it a medium time effect. And that means that wisdom affects our values. E poi voglio dire che ha anche un effetto in quello che può essere il medio termine, il medio tempo, cioè che la saggezza ha un effetto sui nostri valori. So it may be that we somehow live with certain values that either we developed them or we got them from already our parents or people around us. And it could be that those values either they stand also in the face of wisdom or they kind of change and other values become more predominant. E quindi nel medio tempo questi valori che magari abbiamo ereditato dalla nostra famiglia o dalle persone intorno a noi vengono osservati e potrebbero cambiare ed essere magari sostituiti da altri che diventano più predominanti. So it is wisdom that also lets us ask or reflect at times more or less consciously about what are our values quindi, in life. Quindi è la saggezza che ci permette di chiederci ed osservare quali sono i nostri valori nella vita. What is useful and I want to put energy in, what is not so useful. Cos'è utile, in che cosa voglio mettere energia e cosa non è poi così utile. And sometimes old values and new values, they come in conflict. E a volte i vecchi valori e i nuovi possono entrare in conflitto. Yeah. So it's not always smooth transitions. Quindi la transizione non è sempre facile. But it's important to see how wisdom has an effect on values and the values have an effect on how we think and what decisions we do and what do we prefer against something else? Ma è importante vedere come la saggezza ha un effetto sui valori e i valori influenzano il modo in cui pensiamo, il modo in cui vediamo, come noi ci rivolgiamo agli altri. And so wisdom in the long run definitely has have an effect on values of different of some outlook on life we have. Quindi direi che la saggezza nel lungo termine ha chiaramente un effetto sui nostri valori e sul modo in cui osserviamo la vita. And in the more extreme sense of wisdom developed in the meditation practice, it also at certain points can undermine or even cut certain defilements so that they are not arising anymore or not that strong, and that makes life's journey
a bit more comfortable. E stando strettamente sulla pratica meditativa, possiamo notare che la saggezza ci aiuta a riconoscere certi inquinanti mentali e darci la possibilità di tagliarli, di eliminarli, e senza questi, quindi, la nostra vita è un po' più comoda. The world will not change and it may still be up and down, but and then that would refer also to the last of the paramis, the equanimity is then probably stronger. E il mondo non cambierà per questo, ci saranno sempre alti e bassi, ma qui possiamo riferirci all'ultimo dei parami, che è l'equanimità. Oh, and we don't have to be a different person. Non c'è bisogno di diventare una persona diversa. There is this prototype of the wise fool, I like this. C'è questo prototipo del saggio folle. And there are these wise persons who are so wise because they try to be wise or to try to be in a way how they think one should be. E ci sono queste persone sagge che sono così sagge perché cercano di essere sagge in un modo che pensano sia il modo di essere saggi. So, and it is quite a relief if one doesn't think, oh, I should be like this, I should be like that. Just be as you are. Ed è un sollievo smettere di pensare, ah, dovrei essere così o cosà. Semplicemente sii ciò che sei. Of course, this doesn't mean to do anything and not to be careless, but it's not this stress of being... becoming someone, becoming something. E chiaramente non mi riferisco al non fare niente o al non aver cura, ma non mettere su di noi questo stress di diventare qualcosa, qualcuno. So, another of these paramis is the virya or energy parami. Un altro di questi parami è il virya, energia. If you feel you're rather tend more on the lazy side, then maybe that's for you. Forse questo è per voi se sentite di essere sulla piuttosto pigri. Others maybe don't use that because they are very energetic anyway. Altri non lo usano perché comunque hanno una qualità molto energetica. Yeah, but it also can mean at times when one feels a bit low energy, and I know it would be good to have a walk. Ma magari se ogni tanto sentiamo che l'energia è bassina, potrebbe far bene fare una passeggiata. Just to push yourself and get up and do the walk. That's strengthening this virya. E quindi sforzarsi un attimo, alzarsi e andare a fare una passeggiata. Yeah, questo già rafforza il virya. Yeah. Or for someone else it could be to say, okay, I decide to really put something else into my schedule. I want to meditate 10 minutes, so I have to get up 10 minutes earlier. Okay, maybe that's the virya to get up 10 minutes earlier. Or to get up immediately when the clock rings and not to go on snoozing. O per altri potrebbe essere di decidere di svegliarsi 10 minuti prima per poter praticare 10 minuti di meditazione, o anche di alzarsi quando suona la sveglia invece di risettarla su tra 10 minuti. So in the morning at 5:15 I have the clock down there. And then I get up. Virya. E quindi al mattino la mia sveglia suona alle 5:15 e lì mi alzo. Virya. Another time goes only 3 minutes later. Nekamma. E altre volte invece la spengo e ritorna dopo 3 minuti. Questa è Nekamma. Okay, you don't have to believe everything what I say. Comunque non dovete credere a tutto ciò che dico. Good to balance virya, and something that actually we people in the Western culture need even more to develop is
candid kind of patience, or be able to bear with situations that are somewhat uncomfortable. È importante sviluppare questo viria, ma soprattutto noi in Occidente abbiamo bisogno di sviluppare anche canti, la pazienza, ed essere in grado di gestire un po' di più le situazioni spiacevoli. Or also to give time for things to develop. E anche dare tempo alle cose perché si manifestino, si sviluppino. Or to persevere even if not immediately a result is there. And we learn this in meditation anyway also. O perseverare anche se i risultati non sono immediati. E questo lo impariamo anche attraverso la meditazione. And kanti also means forbearance. Forbearance. Ah, kanti significa anche sopportare. Yeah, look... Yeah, maybe a person who does something that annoys you, and you say it many times, and maybe the person even tries to change it, but somehow is not succeeding in it. So maybe there, at some point, can be also some patience or forbearance. Ad esempio, se ci si relaziona con una persona che ci disturba, e magari questa persona fa anche degli sforzi per cambiare, però non ci riesce, quindi questo è il caso di sviluppare della pazienza. So, kanti is a quite wide term, from patience, forbearance, but also persevering. Quindi kanti è un termine abbastanza vasto, comprende la pazienza, il sopportare, il perseverare. To kind of work on the frustration tolerance. Per lavorare un po' sulla tolleranza della frustrazione. So that doesn't yet mean that we are in equanimity. There is maybe still some resistance, but there is at least this openness to say, okay, I'll try. Quindi questo non significa che magari abbiamo raggiunto l'equanimità, può darsi che ci siano ancora delle resistenze, però è mettersi in questa attitudine di apertura e dire provo. So, then, truthfulness, this is also a very important one. Un altro aspetto molto importante è la verità. That means, can one be truthful to oneself? Questo significa, può una persona essere sincera, onesta con se stessa? Or truthfulness in relationships. This is very important for a good relationship. O la verità nelle relazioni, questo è molto importante. Yeah. So... this is something that also in the meditation practice can be developed. Questo può essere sviluppato anche durante la pratica meditativa. To be truthful regarding whatever you meet and see. Essere onesto riguardo a tutto ciò che viene incontrato e visto. But we have this kind of censorship that says, oh, that's good, that's bad, and sometimes not even see certain. Ma abbiamo questa tendenza a dire questo è buono, questo non è buono, a volte nemmeno lo vediamo. We cannot separate our mind and heart into a spiritual one and in some other one. Non possiamo separare la nostra mente e il nostro cuore in una parte spirituale e in qualcos'altro. So it's the same mind, it's the same heart. È la stessa mente e lo stesso cuore. So with truthfulness we also are open to discover more and more the shadows. Attraverso la verità ci apriamo a scoprire sempre più anche gli aspetti di ombra. And that's extremely important. E questo è estremamente importante.
Here, Magic Cow, this Thai nun who. Magic Cow, questa monaca thailandese. About this truthfulness. She says, sincerity and truthfulness to yourself is the basis of virtue. Lei dice, sincerità e verità verso voi stessi sono la base delle virtù. Know yourself, accept your faults and work to correct them. Conosci te stesso e i tuoi pensieri e accetta i tuoi pensieri e lavora per correggerli. Don't hide anything from yourself. Don't lie to yourself. Non nascondere niente a te stesso, non mentire a te stesso. You can deceive the whole world if you like, but you should never lie to yourself. Puoi mentire a tutto il mondo se vuoi, ma non devi mai mentire a te stesso. She very much points on how important it is to be honest with oneself. E lei davvero mette il punto sull'importanza dell'essere onesti con se stessi. I think this automatically will then also reflect to the outside. E credo che automaticamente questo si rifletta al di fuori. Then we have the resolution, aditana, that's another one, to make a firm resolve to do something to, if you have or to stay connected with something or whatever. Poi abbiamo aditana, la risoluzione, che è importante per stare con qualcosa, entrare in connessione con qualsiasi cosa. Or the aspiration to hold an intention that we have and not easily just give it up. O l'aspirazione allo stare con le intenzioni che abbiamo e non lasciarle andare facilmente. That is another of those paramis. It needs again also wisdom, because we can have certain resolves or resolutions that are unrealistic, and that should not that's not helpful. Anche in questo caso la saggezza è importante che ci sia, perché potremo avere dei risultati, delle risoluzioni che sono irreali e questo non aiuta. For example, once I made a resolution to meditate every day. That's not something that one has to do. That's a kind of myth. After retreat now, people should meditate every day. Ad esempio, una volta ho messo come risoluzione di meditare tutti i giorni. E non è qualcosa, un dovere che la gente deve fare quando esce da un retreat. But at some point I thought I could need a little bit more energy into my formal meditation practice at home. So I decided to meditate every day for a certain period. Ma c'è stato un momento in cui ho sentito che dovevo mettere più energia nella mia pratica meditativa e quindi ho deciso di meditare tutti i giorni per un determinato periodo. And this included that it is also okay to meditate just 5 minutes. It's just about to sit and sit down and E questo include anche il fatto che si possa meditare solo per 5 minuti. L'importante è l'intenzione di sedersi. Sometimes longer, but sometimes short. A volte anche per più tempo, ma a volte anche breve. It was made easy because I heard someone once saying, if you didn't meditate the whole day before you go to sleep, just sit down on your cushion and tell yourself, today I won't meditate. E per fare le cose ancora più facili, se non si è meditato tutto il giorno, prima di andare a dormire semplicemente siediti sul tuo cuscino e afferma te stesso: oggi non mediterò. So in this month sometimes it happened that I didn't meditate, and it was evening and I was so tired and there was so much to do during the day, but then I would sit on the cushion and tell myself, today I don't meditate. E quindi in questo periodo c'erano dei giorni in cui arrivavo a sera molto, molto stanco, con tante cose fatte durante il giorno. Quindi prima di andare a dormire mi sedevo sul mio cuscino e dicevo, oggi non mediterò.
And with this I could fulfill the Adhyatana Parami. E facendo questo riuscivo a realizzare il Parami Adhyatana. Not yet on the highest level. Non ancora a livello più alto. But the interesting thing is when I sat down and thought today I will not meditate, I was already sitting, so I often didn't get up immediately. I thought I would get up and go asleep. But then when once I said, oh, the difficult thing is to sit, to get there, not to sit. Ma la cosa interessante è che quando appunto a fine giornata mi sedevo per affermare che non avrei meditato, ormai ero seduto e magari la mia idea era quella di alzarmi e andare immediatamente a dormire, ma la cosa più difficile in realtà è il sedersi. I'm too tired. No, sit there. Today I don't meditate. Okay, you can. It's okay to get up. But then sometimes I would get up, sometimes I would say, oh, it's okay to meditate and be tired for a few minutes and then get up. E quindi una volta seduto ero così stanco e potevo pensare, ah, adesso mi alzo e vado a dormire, ma altre volte ormai ero lì seduto così e dicevo, così meditavo, magari anche solo per pochi minuti, dopodiché andavo a dormire. Anyway, so this is an interesting one. Now, at the end, I come to metta, loving kindness, or goodwill. Kindness. E adesso passiamo a metta, amore, benevolenza o buona volontà. So that should be a talk in itself, but most of you have heard about metta or have practiced it, and this is actually very, very useful in daily life, and it doesn't need a formal meditation. Potrebbe essere l'argomento di un discorso a sé, però credo che ognuno di voi ha praticato, ha sentito parlare di metta, e questa è una cosa di cui si può fare esperienza nella vita quotidiana, non c'è bisogno di essere in meditazione. It just needs to remind oneself on, oh, can I be kind to myself or to someone else. Basta ricordare a se stessi, posso fare del bene a me stesso o a qualcun altro. You find yourself maybe standing or sitting there and thinking, I'm, and kind of critical with yourself, or you feel that there is an unpleasant emotion kind of strong in your experience at the moment, and a moment can change a little bit, and this moment can be just this. E magari quando ti trovi con te stesso a criticarti o ad avere delle emozioni non piacevoli, potresti fermarti e semplicemente cambiare questa attitudine e connetterti. To soften the heart. Ammorbidire il cuore. Yeah. Of course it is helpful to have a practice. Chiaro, to develop. Chiaro, è più facile avere una pratica che permetta di svilupparlo. Yeah. And as a parami, metta means actually not only for oneself, but to open the heart for all kind of beings. Those we like, but also those we do not like so much. E vedendo metta come un parami, la si intende come un'apertura di cuore non solo verso se stessi, ma verso chiunque, chi amiamo, ma anche chi non ci piace. Because then we have upekkha, equanimity, as the last. Poi l'ultima è upekkha, equanimity, equanimità. It is called a kind of balance of the heart. Viene definito l'equilibrio del cuore. Within changing conditions.
all'interno di condizioni in continuo cambiamento. Example is given what is called the so-called eight worldly conditions. There is an old text of the Buddha where this is already mentioned. C'è un testo del Buddha che è già stato citato in cui si parla delle otto condizioni mondane. And we meet these worldly conditions in our daily lives. Everyone probably meets them. E si incontrano queste condizioni nella nostra vita quotidiana, probabilmente le abbiamo già incontrate. So there are pairs of opposites. E anche queste sono coppie di opposti. Gain and loss. Vincita e perdita. Fame and disrepute. Fama e mal reputazione. Praise and blame. Lode e colpa. Happiness and pain. Gioia e dolore. Okay, so these are changing conditions. Sometimes more on this, more on that side. Queste sono condizioni in continuo cambiamento, a volte un po' da una parte, un po' dall'altra. Equanimity means a balance of heart within these changing conditions. Equanimità significa avere un cuore in equilibrio tra queste condizioni in continuo cambiamento. There is a question about that, and I will continue tomorrow with equanimity to answer the question. C'è una domanda che riguarda questo soggetto e continueremo a parlarne domani. But equanimity doesn't go at will. Ma l'equanimità non funziona con la volontà. Mm-hmm. So I guess it needs already quite some other paramis. C'è bisogno di sviluppare altri parami. Okay. So anyone interested in kind of fostering this or that quality, then there is a book, but it is not available. Per chi fosse interessato nello sviluppare questo o quell'altra qualità, c'è un libro, ma non è disponibile qui. Parami, ways to cross life's floods. Yes, I wanted to può say essere, può essere scaricato. The book online is not available, but you can download it online, and if you just Google Parami book, then already will find it. Se si cerca su Google libro dei Parami, lo potete trovare e scaricare. Because I didn't find any others but this. And that's by an English Theravada monk Ajahn Suchitto. È stato scritto da Ajahn Suchitto, che è un monaco Theravada inglese.